crea un prodotto super e i clienti arriveranno naturalmente. Bene, ti presento il più grande mito del mondo digitale. Certo, il tuo prodotto e la qualità del tuo prodotto o servizio deve essere altissima, ma non basta. Una volta che hai ben chiaro qual è il messaggio che il tuo brand rappresenta, qual è la tua mission, a chi ti rivolgi, devi farti scoprire nel modo più giusto. Pensa un po' a una calamita. Può essere la più potente calamita che tu abbia mai avuto, però se intorno non c'è nulla da attrarre, non attrai nulla. Ecco, sul web il modo perché ci sia qualcosa da attrarre e il modo perché questa calamita funzioni si chiama lista di iscritti. Se segui da un po' il podcast di Impact Girl, sai che tendo a martellare in modo quasi fastidioso sull'importanza di creare una lista di iscritti al tuo sito, non importa quanti followers hai su Instagram. Unendo i nostri tre progetti digitali principali, Omnama, Biz Academy e la Svolta School, circa il 50% delle vendite totali arriva dalla nostra lista di iscritti. Quindi è senza ombra di dubbio uno degli strumenti più importanti del tuo toolkit di strumenti marketing. Quindi ignora chiunque ti dica che non è così. Naturalmente, perché questa lista di iscritti funzioni, deve essere composta di persone che sono realmente interessate a quello che fai, a scoprire di più di chi sei e del perché lo fai. La domanda allora diventa: dove trovi questo genere di persone e dove trovi quindi questo genere di iscritti alla tua lista? Ecco, in questa puntata, a grande richiesta, andiamo a coprire quali sono gli assetti essenziali che ti servono per crearti una lista di iscritti attiva e interessante a fare il passo successivo, ossia acquistare da te anche se parti da zero. Prima però ricordati, se stai guardando questa puntata dal canale YouTube o dal sito biz-academy.it/podcast, di lasciarmi un commento alla fine di questa puntata o mentre la stai guardando, raccontandomi quali sono gli assetti che hai già digitali, che hai già iniziato a creare e se hai già una lista di iscritti, oppure qual è l'ostacolo che ti sta impedendo di crearne una. Ricordati inoltre di attivare la campanellina delle notifiche dal canale YouTube per assicurarti di non perderti nessun aggiornamento e di lasciarci una recensione a 5 stelle, naturalmente se questa puntata ti è stata utile, se stai ascoltando questo podcast da Spotify, Spreaker, iTunes o la tua piattaforma podcast preferita. Quindi torniamo a noi. Innanzitutto partiamo da qualcosa che raramente, devo dire, viene approfondito in maniera adeguata. Esistono tre tipologie di pubblico quando parli sul web. La prima è un pubblico freddo, poi c'è il pubblico tiepido e poi c'è il pubblico caldo. Il pubblico freddo è quello che non ti ha mai sentito nominare prima d'ora e quindi deve ancora scoprirti. Poi c'è il pubblico tiepido che invece ha già interagito con i tuoi contenuti, ti segue da un po' sui social, magari è iscritto anche alle tue newsletter. E poi c'è il pubblico caldo, persone già iscritte al tuo sito da moltissimo tempo, che interagiscono attivamente con le tue email e sono pronte ad acquistare qualunque cosa proponi o quasi. Se parti da zero siamo al primo stadio, quindi quello in cui nessuno ti conosce e quindi dobbiamo scaldare le acque, intiepidirle e poi scaldarle. Per riuscirci abbiamo bisogno di tre assetti, che sono più semplici di quanto immagini. Il primo è un freemium, quello che all'interno della membership di Biz Academy chiamiamo freemium, possiamo chiamarlo freebie, possiamo anche chiamarlo semplicemente contenuto omaggio. Questo contenuto omaggio è proprio l'elemento che permette a un tuo ipotetico potenziale cliente di passare dallo stadio freddo allo stadio tiepido, cioè è uno strumento per riscaldare, uno strumento di riscaldamento, per permettergli anche di assaggiare qualcosa di quello che fai, qualcosa di valido, di utile. Ecco, uno dei miti quando si parla di contenuto omaggio è che può essere un contenuto buttato lì, superficiale. Nulla di più lontano dal vero. Deve essere proprio, è una sorta di anteprima, una sorta di trailer del tuo film. È chiaro che se il trailer svolge la sua funzione e mi dà anche del valore, in questo caso sarà una porta d'entrata molto efficace perché io decida di fare il passo successivo.
Dopodiché c'è la porta d'entrata, appunto, che invece nel digitale è rappresentata da quella che si definisce landing page, ossia pagina di atterraggio. La pagina di atterraggio in questo specifico contesto è la pagina in cui un utente atterra, letteralmente, e viene invitato a scaricare, ricevere il contenuto omaggio, oppure fare la consulenza gratuita. Adesso il contenuto omaggio può assumere tantissime forme e all'interno della membership di Pizza Academy ne affrontiamo più di 30. Però di fatto è questo assaggio che in qualche modo io devo ricevere. Ricevo questo assaggio dando in cambio il mio indirizzo email. È molto più valido un indirizzo email di quanto può essere un mi piace o su Facebook, un follow su Instagram o un'iscrizione al tuo canale YouTube o qualunque sia il social che utilizzi. È un dato di fatto che il livello di conversione all'interno della casella di posta elettronica, quindi il numero di persone che effettivamente compie l'azione che desideri, cioè aprire l'email, cliccarci sopra e poi seguire tutti i passaggi, è molto più elevato rispetto al contesto social. E le ragioni sono tantissime, ma non ultima il fatto che una volta che un utente riceve la tua email, anche se non la legge subito, se gli interessa potrebbe, ed è una persona particolarmente organizzata come me, potrebbe addirittura racchiuderla in delle cartelle tematiche, ma nel caso peggiore delle ipotesi potrebbe lasciarla nella casella di posta. Di sicuro è molto più facile che la veda anche successivamente di quanto non possa capitare con un post su Instagram oppure su Facebook, dove la modalità scrolling ad un certo punto nel giro di pochissime ore rende il tuo post praticamente invisibile. Quando crei la tua landing page, mi raccomando, non rendere le cose più complicate di quanto in realtà non siano. È davvero semplice, deve essere una pagina pulita con l'essenziale. Ricordati che le persone che arrivano su questa pagina non ti conoscono e non hanno soprattutto tempo da perdere, quindi è importante che sappiano, che capiscano subito quello che possono ricevere iscrivendosi, che abbiano un'idea naturalmente di chi sei, ma che abbiano ben chiaro qual è il prossimo step che devono fare, cioè iscriversi. Ecco perché è importante che nella tua landing page ci sia un form di iscrizione ben in evidenza. Se fai un diretto sul sito di Biz Academy, una landing page tipica è quella delle nostre masterclass gratuite. Come sai, all'interno del sito hai la possibilità di iscriverti a dei training pazzeschi della durata di 60 fino a 90 minuti che approfondiscono determinate tematiche digitali. Ecco, per partecipare a queste masterclass è fondamentale ed è necessario che tu ti iscriva. Questo è una sorta di scambio, anzi un vero e proprio scambio. Io do e lascio il mio indirizzo email in cambio di un omaggio di estremo valore. Poi però non finisce qui, c'è il terzo e ultimo assetto essenziale per partire, per farti conoscere, che potremmo definire MVF, che sta per Minimum Viable Funnel, che poi in italiano si potrebbe tradurre con il funnel minimo accettabile. La parola funnel significa letteralmente imbuto e infatti si chiama così, viene anche, diciamo così, rappresentato graficamente come una piramide rovesciata, perché non tutti i visitatori che arrivano sulla tua landing page decidono di iscriversi al tuo omaggio gratuito e non tutti quelli che si iscrivono al tuo, per ricevere il tuo omaggio gratuito, decideranno poi di acquistare. Ci sarà sempre una percentuale, quindi come in un imbuto una determinata percentuale di utenti, quelli più interessati, andrà a diventare iscritto e poi a diventare acquirente. Naturalmente impegnarsi in un acquisto richiede uno sforzo ulteriore, quindi è chiaro che l'imbuto si restringe perché andiamo a filtrare sempre di più la qualità, passami il termine, dei nostri utenti. Questo è di fatto il cosiddetto tasso di conversione di cui si sente tanto parlare, che è fondamentale considerare nelle nostre campagne di email. Qual è la versione più semplice in assoluto del mio funnel? Praticamente l'essenziale che io devo creare. Ancora una volta è molto semplice. Questa versione essenziale del tuo funnel si compone di un'email di benvenuto che indica quali sono i prossimi step per che io possa usufruire del mio omaggio gratuito ed è una serie di comunicazioni che affrontiamo in maniera molto dettagliata all'interno di Pizza Academy, ma che di fatto hanno il compito di far entrare l'utente nel tuo biz mondo, proprio nel tuo mondo, fargli capire chi sei, che cosa fai e perché lo fai, ma sempre con una nota di interesse nei suoi confronti. Puoi fargli domande nelle comunicazioni che seguono l'omaggio, puoi chiedergli come ha trovato il contenuto omaggio, prima poi di proporgli
il passo successivo, che può essere l'acquisto di quella che è la tua prima offerta, la tua prima soluzione. Una volta che hai creato questi tre assetti e questi tre assetti sono pronti e funzionanti e quindi li hai anche testati, è il momento di farli conoscere, o meglio di far conoscere la tua porta d'entrata, cioè la landing page attraverso la quale posso entrare nel tuo biz mondo. E come lo faremo? Lo faremo attraverso dei post sui social, che non necessariamente devono sempre invitare in modo diretto ed esplicito alla tua landing page, ma possono anche parlare del tuo freemium semplicemente dando degli assaggi qui e lì. Lo farai attraverso delle sponsorizzate. Le sponsorizzate di Facebook sono in assoluto le più efficaci. Potresti anche decidere di farti conoscere attraverso la SEO, quindi attraverso la condivisione di blog post una volta a settimana, alla fine dei quali inserirai sempre il tuo form di iscrizione, trasformandoli in una vera e propria mini landing page. Questo e molto altro naturalmente approfondiamo dentro Biz Academy, ma in questa puntata ho voluto riassumere per te quali erano e quali sono, anzi, gli assetti assolutamente cruciali per farti conoscere da zero e passare da un pubblico freddo a un pubblico tiepido a un pubblico sempre più caldo che possa aiutarti a far crescere la tua attività. Se questa puntata ti è stata utile, ricordati di farmi sapere con un commento sui social, sul blog oppure su YouTube, che cosa effettivamente ti è servito di più. E mi piacerebbe sapere in particolare quali di questi tre assetti hai già creato e quali invece ti manca ancora da fare. Mi raccomando, non esitare a farmi tutte le domande che vuoi, sono sempre qui a tua disposizione. Noi ci vediamo nella prossima puntata di Impact Girl. Muah. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.